Salve a tutti, questo è il primo di una nuova serie di video che avevo intenzione di fare già da un po', ossia delle chiacchierate riguardo il programma Logic Pro X sviluppato da Apple per la produzione musicale. Ehm, secondo me è un programma straordinario eh, in quanto offre delle potenzialità e delle funzioni che possono davvero stravolgere il nostro modo di, appunto, di fare musica. Ehm, è davvero ricco di funzionalità e credo che sia una bella occasione poterne parlare, creare magari una community, un dialogo, eh, condividendo appunto tutti insieme le nostre esperienze, eh, potendo quindi migliorare insieme. Vado ad aprire il programma. Oggi ho pensato di fare più che altro un'introduzione, quindi magari adesso andremo a... Definire delle, delle cose che per molti saranno banali, fatto sta che eh, secondo me è importante appunto partire da una sorta di base comune per poi nel seguito poter approfondire tutti i vari aspetti. Ecco qui la prima schermata che eh, appunto viene a mostrarci il programma nel momento in cui andiamo ad aprirlo. Ovviamente vabbè, le classiche operazioni, aprire il progetto più recente, un altro progetto esistente, creare un progetto da una template. In questo caso noi andremo a creare un nuovo progetto vuoto. Ecco che quindi eh, la schermata successiva, eccola qui, andrà a chiederci che tipo di traccia vogliamo cominciare ad inserire all'interno del nostro progetto, almeno in fase iniziale. Eh, nel senso che... Eh, per definizione un progetto Logic deve avere almeno una traccia presente al suo interno. Eh, se noi andiamo ad esempio ad eliminare tutte le tracce all'interno di un progetto, ecco che torna questa schermata che ci obbliga in qualche modo di crearne almeno, almeno una. Abbiamo diversi tipi di tracce tra cui scegliere e possiamo generare più di una traccia contemporaneamente con le stesse impostazioni, andando appunto a definire il numero di tracce da questa, eh, da questa sezione qui. Le tracce che possiamo appunto, andare a creare sono di vari tipi, abbiamo il software instrument che ci permette di eh, utilizzare delle librerie di suoni appunto, software che possono essere native di Logic o eh, sviluppate da terze parti, eh, possiamo comandarle attraverso dei dispositivi MIDI o anche semplicemente dalla tastiera del PC, eh, anche se ovviamente per, eh, in un ambito diciamo... Un po' più serio, eh, normalmente si utilizzano appunto dei controller esterni. Abbiamo l'External MIDI, che è praticamente simile al software Instrument, con la differenza che ci permette di poter andare ad utilizzare dei plugin, dei suoni eh, all'interno di librerie che sono esterne, ad esempio generate da un, um, generate da un sintetizzatore fisico che noi abbiamo a disposizione. Eh, abbiamo appunto, poi le più classiche tracce audio. Eh, se andiamo appunto a selezionare una traccia audio, ecco che già ci viene a chiedere quale device come scheda audio andare a selezionare e quali input e quali output, appunto, andare ad utilizzare per la singola traccia. La traccia guitar or bassa è esattamente una traccia audio, con la differenza che Logic andrà ad aprire eh, le librerie dedicate appunto agli strumenti di chitarra e basso che lui ha già al suo interno, e invece Drummer è un tipo di traccia particolare. Eh, all'interno della quale eh, verrà direttamente inizializzato il, il plugin drummer nativo di logic che permette di creare delle tracce di batteria che si adattano automaticamente a ciò che abbiamo registrato in precedenza e ciò che registreremo successivamente. Eh, allora io normalmente, cioè diciamo io sono un chitarrista quindi di fatto eh, All'interno di Logic utilizzo pesantemente le tracce audio perché appunto vado a registrare eh, chitarre, bassi e quant'altro. Ma secondo me, come prima introduzione, ha più senso partire da una eh, traccia software in quanto eh, ci permette già di assaporare un po' la semplicità d'uso, ma la potenza di Logic. Andando appunto a selezionare una traccia di software e Instrument, ecco che noi possiamo andare già in anticipo a selezionare quale eh, strumento software andare ad, ad aprire all'interno della traccia. Eh, lasciando ad esempio Alchemy in questo caso, e andando a creare, ecco che appunto abbiamo già la traccia predisposta e abbiamo ehm, questa schermata appunto che si apre che è Alchemy che viene appunto aperto con la sua libreria. Eh, Alchemy è un potente sintetizzatore che è nativo di Logic, quindi ci viene fornito insieme al programma, ed è, nonostante sia abbastanza complesso nel suo insieme, e anche se uno guarda il manuale insomma sono svariate centinaia di pagine, ha una interfaccia che si presenta in, come primo acchitto abbastanza chiara e semplice. Eh, ad esempio qui eh, possiamo vedere che tutti i vari preset che sono memorizzati al suo interno sono raggruppati per categorie di strumenti, di, di tipi di strumenti, eccetera, e poi sottocategorizzati... Eh, e poi ancora eh, si possono aggiungere dei filtri per genere per la ricerca veloce eh, appunto del preset che più ci occorre. Ad esempio se, così, se andiamo a cliccare su vocals e poi su choir, ecco che man mano che io aggiungevo i vari filtri, eh, i preset disponibili all'interno di questa colonna sono andati appunto ad essere soltanto quelli che rispettavano tutti i filtri che io sono andato a, ad inserire. Quindi, ad esempio, possiamo inserire questo: la cosa ancora più interessante è il fatto che. Ehm, allora, noi abbiamo qua sulla control bar in alto i classici controlli appunto di eh, play, stop, rec, ehm, looping di una varia regione, insomma. Eh, nel caso fosse stata una traccia audio, avremmo avuto la possibilità di attivare l'accordatore. Abbiamo il click, abbiamo un pre count. Per, per inizializzare la registrazione, ad esempio, che eh, nel momento in cui si va ad iniziare la registrazione eh, si ha, ad esempio, una battuta d'anticipo eh, per poter entrare nel tempo, diciamo. Ma la cosa che secondo me è veramente interessante è il fatto che Logic eh, gestisca le tracce software con un buffer che viene riempito durante le riproduzioni. Che cosa vuol dire? Che in poche parole. Eh, se io adesso mando in play eh, questo progetto che appunto è vuoto, quindi non c'è nulla da suonare, però io lo mando in play, tutto ciò che andrò a suonare durante questa riproduzione verrà in realtà salvato all'interno di questo buffer. E io potrò successivamente, nel caso in cui eh, apprezzassi ciò che appunto ho appena suonato, potrei andarlo a recuperare dal buffer pur non avendo registrato in maniera esplicita. Questo è possibile soltanto per le tracce software e non per esempio per le tracce audio purtroppo, ma perché per le tracce audio non sarebbe proprio possibile in quanto se non c'è un segnale di REC non arriva alla scheda audio un segnale di iniziare a campionare, quindi di fatto, eh, di fatto questa cosa non si può fare. Facciamo per esempio appunto... Mandiamolo soltanto per vedere come funziona. Adesso per fare la cosa del più semplice possibile utilizzerò addirittura la tastiera, appunto, la tastiera antiva del computer. Per farlo eh, basta appunto di utilizzare la combinazione di tasti Command K, ecco qua, ed ecco che appunto abbiamo la tastiera. Quindi se adesso ad esempio mandassi in riproduzione questo progetto e poi suonassi un qualcosa, potrò poi andarlo a recuperare successivamente pur non avendo esplicitamente eh, iniziato una, una sessione di recording. Quindi ad esempio. Ok, quindi non è comparsa alcuna regione all'interno del progetto perché appunto non ero in registrazione, ma tramite il comando da tastiera Shift ed R ecco che sono andato a recuperare dal buffer tutto ciò che ho effettivamente eh, suonato e possiamo riascoltarlo. Quindi decisamente un qualcosa di molto utile, soprattutto per non farsi magari venire l'angoscia del, del pre-count della registrazione, o comunque sia, perché eh, nel momento in cui magari stiamo provando a suonare un qualcosa sopra un progetto che abbiamo già preregistrato, eh, se ci accorgiamo che quello che abbiamo appena suonato era di nostro interesse, eh, potrebbe essere utile appunto andarlo a recuperare. Possiamo fare un editing veloce di quello che abbiamo appena eh, appunto impresso qui in questa regione. Facendo un doppio clic si può andare ad aprire questa finestra che mostra appunto nel dettaglio tutto ciò che è presente all'interno, sia come informazioni sulle singole note che su tutti gli altri parametri che vanno a comporle, come ad esempio la velocity, ossia l'intensità eh, di, di questa nota per l'appunto. Così come pitch, eh, posizionamento sulla timeline e così via. Eh, prima però magari di, mi sembra prematuro andare subito a parlare dell'editing eh, delle regioni e quant'altro, perché c'è ancora qualcosa che magari va eh, un attimo approfondito, ossia eh, l'utilizzo appunto dei comandi da tastiera per poter utilizzare al meglio Logic. Tutti i comandi da, che, che è possibile utilizzare sono consultabili nonché, appunto, poi eh, customizzabili direttamente eh, da qui. Allora, ecco qui: da eh, key commands e abbiamo dei presets che vanno appunto eh, abbiamo diversi presets già impostati sia sulla base della regione geografica diciamo oppure abbiamo eh, una sorta di comandi in stile Pro Tools se qualcuno già lo utilizza oppure possiamo andare ad editare quelli già eh, presenti all'interno appunto de, delle nostre impostazioni. E non solo, possiamo utilizzare questa schermata per visualizzarli e per impararli, per vedere appunto se c'è qualcosa che ci è sfuggito. Eh, una cosa che ad esempio non è di default, ma a me è sempre tornata comoda, qua abbiamo una comoda ricerca poi tra l'altro di, eh, di tutti i vari comandi che possono essere impostati, è quello di dare eh, con il tasto T, eh, la funzionalità di tap tempo è una cosa eh, decisamente utile in quanto appunto senza utilizzare un controller esterno direttamente premendo il tasto T ripetutamente eh, logic andrà ad assegnare il giusto, appunto, i giusti bpm al progetto è utile soprattutto in fase di, proprio di inizio progetto quando ancora non si è andata a scrivere nessuna click track nella struttura Può essere sicuramente utile appunto per capire in quali range di BPM eh, si sta muovendo l'idea che abbiamo in testa eh, e quindi, appunto, da qui si vanno a customizzare tutti gli shortcut da tastiera. Eh, alcuni molto utili sono quelli relativi ai display: eh, nel senso che con Command e i e vari numeri, ad esempio Command 1, Command 2, Command più 3, Command più 4, possiamo andare ad aprire. Eh, diverse finestre del programma eh, su finestre separate, ad esempio command più 1 va ad aprire direttamente questa qui che appunto però viene aperta poi di default una volta, appena si apre il programma con command e 4 si va ad aprire invece quest'altra finestra del piano roll che poi è quella eh, che avevamo aperto in precedenza cliccando due volte qui Oppure eh, che può essere aperta o chiusa eh, da, tramite il tasto e sulla tastiera. Averla, però, eh, diciamo come finestra a sé stante può essere utile nel momento in cui andiamo a fare un editing un po' più approfondito, magari anche sulle automazioni e quant'altro. E quindi abbiamo appunto eh, la comodità di poterla mettere a schermo intero in una, in, in una visualizzazione, appunto, che sia poi un po' più pulita. Detto questo, prima di concludere con questa introduzione, un ultimo aspetto che secondo me però è importante da eh, mettere subito in chiaro riguardo Logic è la modalità con cui vengono salvati i vari progetti. Mi spiego, ehm, nel momento in cui noi andiamo a salvare un progetto, abbiamo in realtà due opzioni principali. Abbiamo l'opzione Package che ci permette di andare a salvare tutto l'intero progetto in un unico file che comprenderà sia il file che poi verrà effettivamente aperto da Logic e che ci farà visualizzare queste schermate, sia tutti i file audio, tutti i campioni dei vari sintetizzatori che abbiamo utilizzato, eccetera, tutti inclusi però all'interno dello stesso appunto file. Invece eh, andando a selezionare folder verrà creata eh, per il progetto una cartella all'interno della quale vi sarà il file vero e proprio del progetto e poi tutto un insieme di sottocartelle che conterranno i vari file audio e i vari campioni dei sintetizzatori e così via. Eh, io di solito preferisco questa eh, seconda opzione in quanto mi permette di avere una gestione migliore poi di tutti quanti... Eh, di tutto ciò che riguarda appunto i singoli file e mi permette per esempio di eh, poter effettuare magari un backup parziale soltanto di alcuni file e non di altri. E possiamo poi andare a, a, andare poi a definire quali, file, quali tipologie di file andare ad includere all'interno delle sottocartelle e questo si fa andando a mettere o togliere queste spunte qui. Se abbiamo creato un progetto eh, con delle impostazioni eh, di queste spunte che poi mh, non riteniamo più ottimali, non c'è bisogno di andarlo a salvare nuova nuovamente eh, cambiando queste impostazioni e poi sostituendolo al progetto vecchio, ma si può fare direttamente dal Project Management, che ci permette di fare l'operazione di consolidate, ossia di andare ad eliminare delle spunte che prima erano assegnate oppure di andare ad aggiungere delle spunte che prima non erano, non erano state appunto selezionate e andando a confermare eh, Logic andrà appunto a creare o eliminare le sottocartelle eh, contenenti appunto i tipi di file che noi abbiamo richiesto. Dal Project Management si può eh, procedere al cleanup. Ossia, eh, durante, una durante tutte le registrazioni audio Logic va a conservare tutti i file originali, anche quelli che noi eliminiamo da questa schermata di progetto, per una questione di appunto di recuperabilità. Eh, questo è un qualcosa che, però, alla lunga può andare a generare nell'hard disk un sacco di spazio eh, sprecato, di fatto, l'operazione di clean up analizza. Tutte le porzioni di traccia audio presenti nel progetto le confronta con tutti eh, i file all'interno della sottocartella relativa e ci permette di eliminare dalla sottocartella tutti i file audio che non hanno un riscontro, quindi che non sono utilizzati effettivamente all'interno del progetto. Infine con Rename è possibile rinominare il progetto. Che sembra un'operazione semplice, in realtà quando si va a rinominare, se lo si facesse manualmente, eh, c'è pericolo che poi Logic fatichi a ritrovare eh, tutti i vari file relativi a quel singolo progetto, in quanto in realtà il nome eh, fa parte di una serie di metadati che, mh, insomma, modificare a mano eh, può far incorrere in degli errori per non sbagliare tramite appunto il rename è possibile rinominare ma facendo fare tutto il lavoro sporco quindi tutto il cambiamento dei metadati di tutte le sottocartelle di tutti i file direttamente da logic e... infine abbiamo eh, sulle, appunto, tramite il project settings la possibilità di scegliere eh, praticamente tutto ciò che riguarda il nostro progetto ad esempio gli assets è quello di cui parlavamo prima che sono appunto ciò che andremo a salvare nelle sottocartelle possiamo aggiungerlo anche dagli assets ma abbiamo tutte le, vabbè, le configurazioni generali abbiamo la sincronizzazione di tutto ciò che riguarda la timeline con le battute della griglia che viene visualizzata a schermo abbiamo le impostazioni per quanto riguarda eh, la registrazione, quindi quante battute di precount vogliamo, eccetera, eccetera, eh, abbiamo tutte le varie impostazioni sul, sull'accordatore. Possiamo scegliere anche addirittura di cambiare il, mh, la frequenza della nota appunto, centrale dal quale viene calcolata tutte, tutta l'accordatura, così come molte altre cose, che comunque sia, eh, converrà a. Eh, analizzare volta per volta man mano che si andrà a, ad incontrarle insomma non ha senso fare una panoramica troppo approfondita perché appunto altrimenti non sarebbe più una panoramica come ultima cosa direi che forse è importante eh, andare dall'inizio per poter utilizzare logica al piano delle sue funzionalità andare su questa schermata qui su preferenze e andare a selezionare Advanced Tools. Da questa schermata è possibile attivare o disattivare tutte le funzioni più avanzate del programma. Eh, di fatto, eh, abilitarle ci permette di accedere a tutta una serie di funzioni che di sicuro eh, l'utente più inesperto non andrà mai ad utilizzare, ad esempio il surround oppure eh, l'audio editing distruttivo tutta una serie di cose che eh, diciamo in un primo momento è difficile che qualcuno senta la necessità di utilizzarle ma che poi più avanti invece diventano un qualcosa di fondamentale e io consiglio di cominciare intanto ad attivarle in modo tale poi da poter utilizzare il software al piano delle sue potenzialità e io direi che comunque come panoramica eh, questa sia più che sufficiente e... Cercherò di portare avanti questa cosa nella maniera più costruttiva possibile e quindi anche di includere magari dei contenuti sulla base appunto degli interessi poi eh, che verranno espressi da chi avrà il piacere di ascoltare. Arrivederci a tutti, grazie mille.